non l'hai vista? Ma no, non è possibile, dai. Basta che cerchi su internet. Scrivi su Google Blue Pale Dot e ti salta fuori. Come dici? Cosa raffigura? Guarda, è molto semplice. Nulla. Non si vede un accidente. È stata scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1, quando si trovava a 6 miliardi di chilometri dalla Terra, oltre Nettuno. Già, qualcuno ha avuto questa idea, quella di girare per un momento solo la fotocamera verso casa, verso il Sole, verso tutti gli altri pianeti e clic! Fotografare quello che stava dietro. Solo che non si vede nulla, davvero, eh? Andate a cercarla, il buio più assoluto. Cioè, sembra che non si veda nulla. In realtà, se si guarda bene, proprio sul riflesso rossastro causato dal sole, mettendo a fuoco e ingrandendo, si vede un piccolissimo puntino blu. Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse. Ma per noi è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui. È casa. È noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito ha vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dei dolori, migliaia di religioni, ideologie, dottrine economiche, così sicure di sé. Ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe e codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo. Ogni giovane coppia innamorata, ogni madre, padre, figlio speranzoso. Inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo. Ogni santo, il peccatore della nostra storia e della nostra specie è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori, affinché nella gloria e nel trionfo potessero diventare i signori momentanei di una frazione di un puntino. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo. Quanto frequenti le incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che abbiamo una qualche posizione privilegiata nell'universo sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. Occupiamoci più gentilmente l'uno dell'altro e sforziamoci di preservare il pallido pallino blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto.